Allora, buonasera a tutti, sono il dottor Max che vi parla come al solito dalla Tanzania. Do a tutti il benvenuto, stasera è mercoledì e come al solito parliamo per destinazione estero di Tanzania, Zanzibar, piano B e piano C. Allora, stasera come titolo ho in maniera un po' provocatoria ho scritto G20 uguale nuovo ordine mondiale. In effetti abbiamo già detto tante cose, no? Sul piano B, piano C, e, insomma su tutte le varie possibilità che ci sono per venire qua. E, però ecco, magari è anche bene cercare di fare un'analisi un pochino più generale della situazione in Italia, ma anche in termini generali dal punto di vista economico, politico, finanziario e anche sociale, che poi sono le ragioni per le quali uno poi decide di spostarsi, no? Che se tutto andasse bene, ci sarebbe necessità che il dottor Max vi parlasse della Tanzania. Allora, io ho scoperto, ho già parlato in parte della decisione che hanno preso e che vediamo dopo, della decisione che è stata presa al G20, che è perlomeno intenzionalmente presa, che ridiscuteranno di nuovo in dicembre, riguardo alle vaccinazioni obbligatorie, perché ormai le vaccinazioni obbligatorie saranno obbligatorie, cioè ormai ce l'hanno detto e ridetto in tutte le maniere, e bisogna rendersi conto che chi rimane all'interno di uno dei paesi del G20, ma non solo del G20, sicuramente i cittadini dei paesi del G20 dovranno avere un proprio QR, quindi lo chiamino Green Pass, Super Green Pass, come l'ho chiamato io Super Green FAQ, non ha importanza, lo chiamino come vogliono, sarà un QR attraverso il quale te avrai accesso ai vari servizi. Franco ci ricordava giustamente la volta scorsa che probabilmente servirà anche per accedere a internet, ma non soltanto, servirà come serviva pochi mesi fa per entrare in banca o per andare a fare la spesa. Quindi ritorneremo, la direzione purtroppo è quella lì. È inutile che adesso gli intrattenitori buonisti oppure il nuovo governo vi dica che è tutto finito e tranquilli, non succederà niente. Purtroppo vi stanno mettendo di nuovo. Allora, io ho detto a un certo punto, perché io sapevo la lista, io sono, ormai sono quasi vecchio, no? Perché io sapevo la lista dei G7, dei G8, no? Adesso siamo arrivati ai G20, mi fai un po' andare a vedere chi c'è in questi G20. Allora io vi leggo i membri ufficiali del G20: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Sudcorea, Turchia, scusate, Inghilterra, scusate, United Kingdom, come si dice? Regno Unito, scusate, Stati Uniti, Unione Europea. Io quando ho letto Unione Europea, beh, ho visto, ma c'è Francia, Germania, Italia. Ma questi tre paesi non fanno parte dell'Unione Europea. Che senso ha elencarli come tre membri distinti e poi menzionare l'Unione Europea? Bastava menzionare l'Unione Europea, basta. Quindi, siccome queste cose qui non capitano mai a caso, quando capitano ci si deve porre un po' di attenzione e non si può avere l'atteggiamento di dire sì, ma magari sarà stato uno sbaglio. Sarà... No, 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 no. Se hanno scritto così, vuol dire che c'è una ragione. Ora, l'unica cosa logica al volo, ve la dico così, che si può pensare a buon senso, è che Francia, Germania e Italia non facciano più parte dell'Unione Europea. Ora, uno dice una cosa, se ascolta una cosa che dice, ma questo è matto. Io non so se sono matto, io non è che voglio adesso dirvi che sono certo al 100% che questo sia vero. Quello che vi dico è che sono certo che se questi tre paesi sono stati menzionati a parte, una ottima ragione c'è per farlo, perché altrimenti non l'avrebbero fatto.
Allora, la prima considerazione è questa. La seconda considerazione è di ordine economico monetario. Allora, si è fatto un grande parlare dei famosi BRICS, no? Cioè quei paesi, tra virgolette, buoni, diciamo così, che stanno cercando di opporsi al sistema finanziario occidentale, creando dei propri sistemi, soprattutto di scambio valute, quello che poi si chiama Forex, no? Per liberarsi un po' da, tra virgolette, la schiavitù del dollaro. Benissimo. Guarda caso, tutti e cinque questi paesi sono all'interno del G20. Anche questa è una cosa che deve sorprendere, perché se come si fa a essere all'interno di un grande club esclusivo come questo e poi in un certo senso combatterlo dal punto di vista finanziario? Via. Che non ci facciano ridere, c'è cioè qualcosa che non torna. Oltre a questo, si legge su Wikipedia che oltre a questi 20 membri sono stati invitati all'evento, no? Che si è tenuto a novembre a Bali, in Indonesia, Cambogia, Fuji, Olanda, Ruanda, Senegal, Singapore, Spagna, Suriname, che è una nazione sopra il nord del Brasile, Ucraina e Emirati Arabi, Emirati Arabi Uniti. Ma ascoltate cosa vi dico adesso. Poi sono state invitate delle organizzazioni internazionali che sono la FIFA, la Banca Mondiale, l'Organizzazione per lo Sviluppo e Cooperazione Economico, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione del Commercio Internazionale, l'Organizzazione del Lavoro Internazionale, questa non l'ho anche mai sentito dire, International Labour Organization, come questa, no, questa anzi è abbastanza famosa. Poi hanno invitato anche l'IOC, c'è nessuno che sa che cos'è l'IOC, lo sapete, via. Pensateci. Continuo la lettura dell'elenco. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, naturalmente, il World Economic Forum, è ovvio, la Banca per lo Sviluppo dell'Islamica e la Banca dello Sviluppo dell'Asia. Allora, l'IOC è l'International Olympic Committee, cioè hanno praticamente invitato l'organizzazione internazionale, il Comitato Olimpico e la FIFA a partecipare a questo convegno. Ora voi mi dovete dire che cosa c'entra lo sport con questo evento. E questo siccome questi sono i club, no? Sono i club di cui ci ha parlato Carlin, George Carlin, che io menziono nella mia trilogia, è stato comico, si chiama comico, un comedian, un comico, un intrattenitore piuttosto famoso in America, deceduto pochi anni fa. E questi ogni tanto questi personaggi ce le dicono delle grandi verità. Noi si pensa che siano attori che siano pagati soltanto per intrattenerci, è vero, vero, però qualche volta qualche verità molto molto sottile ce la dicono, magari ce la dicono 20-30 anni prima e noi oppure ce la dicono in un film e noi pensiamo che si tratti di una commedia o non siamo semplicemente pronti per recepire il messaggio. Allora, avete delle domande o dei commenti su quello che ho appena letto? Tutto chiaro, no? Allora, benissimo. Allora, a questo punto qui si può chiudere tutto e vi leggo una notizia che mi ha mandato l'amico Cosimo, di cui avevo sentito parlare, però non l'avevo mai letta, che non è una notizia del giorno, è addirittura dell'aprile del 2021. E la notizia è moneta digitale, lo yuan, che sarebbe la moneta cinese, prodotta con la data di scadenza, prodotta,
moneta digitale prodotta con data scadenza. Per cui ce l'hai, te la danno, ma la devi usare perché se no scade, poi non la puoi più usare. Un esperimento del genere, vado a memoria, fu fatto da Hitler negli anni 40, ora non mi ricordo come si chiamavano, aveva un nome questa cosa qui, però fu fatto in maniera tale per cui venivano dati questi soldi, e questi soldi dovevano essere spesi, se no dopo una certa data non valevano più niente. Allora, praticamente dice la Cina il yuan digitale è programmabile al punto, leggo, che la moneta può essere creata con una data di scadenza. Così da costringere i consumatori a usarla in un certo periodo. In questa maniera, questo strano e scuro, questa politica monetaria inconvenzionale, conosciuta anche come Gesell Currency, è un esperimento che darà al governo la possibilità di avere un certo controllo sull'emissione, sulla spesa corrente. Sono andato a vedere chi era Gesell. Gesell è stato uno studioso tedesco, argentino tedesco, che inventò un sistema simile, però collegato al socialismo, qui che voleva dire in Germania in quel momento comunismo. Praticamente questo è un sistema comunista, in effetti qui si parla di Cina, no? La Cina per certi aspetti ha un programma di nuovo ordine mondiale un pochettino diverso dal nostro, evidentemente, però siccome i cinesi qualsiasi cosa gli dica il governo in linea di massima lo fanno, almeno fino adesso hanno quella mentalità lì, no? Un po' tutti gli orientali, e quindi è evidente che sotto questo punto di vista stanno facendo questa sperimentazione in Cina, perché poi se va bene la inseriscano anche qua. La cosa curiosa è questa, a conferma di quello che ho appena detto: qui non ci sono molti orientali, però in linea di massima quando si vede un sudcoreano oppure un cinese o un giapponese in giro, direi nell'80-90% dei casi hanno ancora la mascherina. Questi, nessuno qui ha mai portato la mascherina, questi vanno ancora in giro con la mascherina. Io ho una voglia di andare lì e levargliela, o dirgli qualche cosa, e un giorno o l'altro lo faccio. Allora, ci sono domande? Giorgio, buonasera. Benvenuto. Stiamo parlando un po' di G5, di moneta digitale. Ho fatto un breve commento sulla moneta digitale perché anche queste operazioni qui sono in relazione un pochino a tutto il discorso che dobbiamo fare, cioè uno che indipendentemente che abbia un piano B o meno, no? Perché molti di voi magari mi ascoltano, Franco ce l'ha già un piano B, tra poco arriva, però molti di voi sono ancora così alla ricerca del proprio piano B. Però al di là del metterlo insieme in maniera compiuta, cioè di poi spostarsi effettivamente, vi dovete chiedere, anche qualora doveste rimanere in Italia, vi dovete chiedere come gestire il patrimonio, il vostro asset, perché non è che anche se a un certo punto dite beh no, il piano B non lo posso fare per tutta una serie di ragioni, famiglia, una cosa e quell'altra, e dovete sempre tenere presente che la moneta digitale con il grande reset arriverà, e l'unica maniera, io ve l'ho detto ormai tante volte, l'unica maniera che vi permette di mantenere la proprietà del vostro asset è fare un investimento in oro. Poi potete decidere se tenerlo, farvelo consegnare a casa, oppure tenerlo in un caveau. Questa non è adesso la sede, no? Di discutere troppo.
il sabato alle 9 c'è l'intervento su consulenza oro, magari chi non ne sa assolutamente niente mi può seguire il sabato e fare tutte le domande che vuole. Nel frattempo magari cosa utile è leggere il report che io ho messo insieme sulla storia dell'oro, la storia di un tradimento, che può leggere gratuitamente dal mio sito menteaperta.net. Ecco, chi è neofita e chi veramente comincia a essere preoccupato per i depositi, quei pochi sicuramente che sono rimasti in banca, ecco, anche investire una certa cifra insomma è veramente doveroso perlomeno fare un approfondimento in quel senso. Fra l'altro il valore dell'oro in questo momento è piuttosto basso, è ancora 54, 55, massimo 56, e quindi è un momento abbastanza favorevole per comprarlo, e quindi insomma bisogna anche lì lavorarci un pochino, bisogna lavorarci. Allora, c'è nessuno che ha domande? Sì, io. Ma e quindi questa moneta digitale a scadenza serve anche per evitare che la gente capitalizzi, giusto? Corretto, certo. E probabilmente con questa moneta non si potranno comprare titoli finanziari, acquisto di oro, eccetera, eccetera. Questo è probabile, non te lo so dire, non te lo so dire. Questo dipende da come viene strutturata, in un certo senso. Sì. Avrà dei limiti evidenti. Il limite più evidente è che te potrai fare dei piccoli, credo, investimenti in banca, però poi dopo non dovrai far circolare i soldi, dovrai farli circolare, non li puoi tenere lì. In un certo senso, se questa cosa fosse fatta con criterio, funzionerebbe molto bene. Io mi ricordo un intervento che si fece con Pucciarelli e si parlò proprio di questa cosa qui, un po' di tanti anni fa, con Ubaldo Croce. E mi sembra in quella circostanza, insomma, eravamo tutti d'accordo sul fatto che in Germania funzionò bene, proprio per il fatto che la moneta ti circola, capito? Non la devi tenere in banca che non ti rende niente e che non la fai circolare. E ebbe successo questo concetto in Germania proprio per quella ragione lì, e fu introdotto come esperimento che poi dopo ovviamente per tutta una serie di ragioni fu abbandonato, come al solito. Tanto quando le cose funzionano poi a un certo punto si eliminano. Qui ora non lo so come la faranno, l'intenzione con la quale le faranno, sai, le cose si fanno in tante maniere, no? Quindi è comunque moneta digitale a tutti gli effetti. Altre domande? Quindi è indispensabile togliersi dalla lista dei cattivi? Indispensabile, assolutamente, Franco, prima possibile. Tanto dovrete comunque farlo. Quando arrivo lo facciamo, dai. Sì, no, non ci sono problemi per te, tanto vieni presto, quindi ci sono problemi. No, è l'unica cosa che ti evita il PCR, capito? Ci sono molte persone che non lo vogliono fare, e allora se non lo vuoi fare, l'unica possibilità è quella lì, se non ce ne sono altre, bisogna farlo e... Insomma, dipende insomma, se per te non è importante, va bene, PCR. Molte persone non vogliono fare nemmeno PCR, e quindi lo devono fare. E poi tenete presente una cosa, che io questa cosa qui c'è adesso, non lo so se ci sarà fra un mese o due mesi o tre mesi, perché poi le cose cambiano, tante volte cambiano e non c'è niente da fare, poi dopo non si può più fare. Allora, c'è nessuno che... Potete fare anche le domande di qualsiasi ordine, tipo, come vedete stasera si va un po' anche così, magari qualcuno può avere una domanda, non lo so, di qualsiasi ordine tipo, la può sicuramente fare, insomma, non... Hai visto, Massimo, il video... Velocemente, facciamo il punto della situazione, come si fa sempre, però le cose ormai le ho dette tante volte. Hai visto il video che circola adesso della morte improvvisa, in inglese?
No, non l'ho visto. È uscito da Cos'è? qualche giorno e dura un'ora e 30, un'ora e mezza. È praticamente di un regista americano che parla appunto degli imbalsamatori americani, perché da quanto pare in America l'imbalsamazione è qualcosa di normale, e di quello che trovano all'interno delle arterie delle persone. Sì, ma sì. Io di queste cose qui, Franco, ne Comunque, so se tanto, tanto cerchi bene. Did Suddenly lo trovi in inglese. Sì, ora poi sicuramente tanto lo trovo, me lo mandano, insomma, lo trovo. Per me purtroppo sono cose che io avevo già capito, ma avevo già capito, sono stato uno dei primi in Italia, l'ho scritto anche in archeologia, a parlare del grafene. Che posso dire? Purtroppo è così. A me dispiace soprattutto per i medici in buona fede che si sono fidati, anche in maniera abbastanza, devo dire, ipocrita, però purtroppo sapete come funziona, no? Avete visto quello che è successo e che sta succedendo adesso a quelli che sono stati reintegrati, no? Sono stati reintegrati, però allo stesso tempo stanno facendo tutti i colori e Sì, purtroppo anche a scuola è avvenuta una cosa simile. C'è stato un certamente, certamente. trattamento disparitario estremamente scorretto e quindi è una reintegra, diciamo, truffa, trattino truffa. Certo, grazie. Purtroppo fate dire, si vive in un sistema che ormai è completamente marcio, diciamo la verità. Di sano, di onesto e di corretto non c'è quasi più niente. E quindi è un sistema di intrattenimento e basta. Bisogna, in un certo senso, con molta pazienza, anche qualche volta dando qualche gomitata, però bisogna difenderci. Io questa cosa qui che sto facendo adesso, anche questa iniziativa, e la chiamo un'operazione di legittima difesa. Mi dico, ma sì, ma cioè, che cosa bisognerà fare, no? Sta tutti lì a criticare, a parlare senza fare niente. Io preferisco parlare meno. Cazzo, fra l'altro mi tocca che parlare tanto, che io in genere io parlo poco e cerco di concludere. E bisognerebbe ognuno veramente cercare di dare il proprio contributo in maniera un pochettino più. Anche voi, per esempio, se avete qualcuno che ha dei grossissimi problemi di lavoro, è inutile che. Guarda, vi racconto questo episodio, tanto va bene. Sono in contatto con un medico. Ora, ovviamente, faccio nome, cognome, faccio niente. Questo medico gli mando questa comunicazione e lui mi dice: ah, va bene, sento il mio avvocato. Quando mi dicono sento il mio avvocato, stai sicuro che non succede nulla. Nulla in nessuna maniera. È successo già 3 o 4 volte. Allora io tutte le volte gli dico: senti, fammi la cortesia, di al tuo avvocato che mi contatti o mandami il numero che lo contatto io. E questo faccio gratis perché mica vengo pagato per una cosa. Va bene. Non mi contatta mai nessuno, nessuno mi manda mai numeri, cioè mai un numero preciso da dire. Sarà una cosa importante questa qui o no? Si rischia di perdere rischiano di perdere il posto di lavoro, spendono già un sacco di soldi di spese legali infinite che non sanno nemmeno poi dove arrivano, perché l'avvocato non ti garantisce mai niente di quello che fa. Però quando gli prospetti una cosa che gli permette di risolvere il problema, sono tutti lì. La risposta dell'avvocato, aspetta, che ve la leggo. L'ho letta anche prima. Che ve la legga, vediamo un po' se riesco a trovarla al volo. Ecco come si chiama. Secondo. Ecco. Dice: l'avvocato mi ha detto che ormai la questione stracchino non ha più valore, quindi non necessario ai fini legali. Grazie comunque, buona giornata. Questo l'ha scritto il 24 novembre. 6 giorni dopo la chiusura del 8 giorni dopo la chiusura della convegno di Bari. E io le avevo mandato la comunicazione con l'articolo 23, col testo dell'articolo 23. Ora, o questo avvocato è un avvocato che non legge l'italiano,
Allora che cazzo di avvocato è? Oppure è un completo cretino. Un avvocato dovrebbe essere, anzi, uno che riesce a leggere tra le righe, no? Non legge nemmeno l'italiano, ma più chiaro di così. E dice: no, no, non esiste il problema, lascia fare quello che dicono al G20, il governo italiano ha detto che va bene così. Cioè, ma questo è proprio scemi. Non ha capito un cazzo di niente, scusatemi, eh. Ogni tanto mi accendo, mi accendo un po', soprattutto quando mi devo scontrare con certi tipi di avvocati e con certi tipi di medici. Ora, lui è un amico, ce l'ho con lui, però gli ho risposto dicendo: buongiorno, che vuol dire che non ha più valore? Hai letto il punto 23 resoconto del G20? Lo vogliono mettere obbligatorio, ma cosa dici? Mandalo all'avvocato, perché magari ho detto non gliel'ha mandata all'avvocato, non so che ha combinato. Ecco, vedete come diventa poi difficile. Io un 448 potrei risolvere questa cosa qui, mi devo trovare a battagliare con gente che non capisce niente. È così, no? No, 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 no. Siamo tutti cani sciolti che non si va da nessuna parte. Ci vuole anche un pochino più di fiducia. Ci vuole un attimino, se non si ritrova un pochino più di fiducia, tra virgolette, tra noi, e non si va mica da nessuna parte. Abbiamo delegato per anni e anni e anni la fiducia a gente che ci ha preso in giro, però quando dobbiamo focalizzarci, come in questo caso, e cercare di concentrarsi sulla soluzione del problema, ci giriamo intorno e non ne facciamo niente. Io non riesco a capire questa mentalità. Ma questa mi è capitata con tre o quattro medici, mi è capitata questa cosa. Ma proprio un medico che rischia di essere sospeso. Un altro mi ha detto, ma che sì, no, 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 sì, lo posso dire perché sennò dopo si capisce di chi si parla, è una cosa troppo. Non lo posso dire. Ma ha fatto un commento che dice, ma cosa cazzo? Questo è uno che mi segue da 3 o 4 anni. È una persona molto avanti, sì, 2 o 3 anni sicuramente, molto avanzata nel capire certe cose. Ma però mi ha tirato una conclusione che mi ha fatto cascare le braccia, ma cazzo, non ha capito un caspita di niente. Si parla quasi 3 settimane, ci parlo gratuitamente, a questo punto è diventato un amico, mi chiamano, che faccio? Butto giù, ci chiamano, ci parlano. Quindi si assiste a situazioni che veramente mi lasciano perplesso, che mi rendo conto che purtroppo ci sarà poco da fare. Ci sono altre domande, andiamo avanti, via. Non voglio annoiarvi adesso, cerchiamo di lavorare sempre in positivo. Allora, vi faccio un commento veloce. Luca che mi segue da un po' di tempo, sembra che sia pronto per venire, verrà a gennaio, mi fa piacere. Ci sentiamo nei prossimi giorni per parlare un pochino di tutto il programma. Poi anche lui ha fatto già Ovesta, quindi molto bene, praticamente quasi tutti quelli collegati hanno fatto anche Ovesta, questa è la cosa più importante di tutti. Ci sono altre domande? Stasera vedo che ci sono le partite a quest'ora. Sulle partite già in Italia si esce la partita, no? Quella delle 6. Ha perso la Francia. Che è successo? Perdeva 1-0. Pareggia. Pareggiato. Dunque, avete per caso delle altre domande? Se no, magari stasera sarà una Comunque, serata anche per. Prego, dimmi, dimmi. no, per corredare quello che dicevi, è uscita una notizia sui trattamento, diciamo, ancora previsto per i medici, tra molte virgolette, negazionisti, cioè che discutono l'efficacia dei sieri o scoraggiano, diciamo, la puntura, cioè provvedimenti draconiani, tipo mi pare radiazione dall'albo, cioè senza discutere, senza perdere tempo. Quindi non è cambiato niente, cioè, da quel punto di vista, tante chiacchiere, però il grosso è rimasto, diciamo, della situazione che c'era mesi fa. In ambito sanitario, soprattutto, la situazione è più o meno quella di prima.
No, ma stai tranquillo che in America stanno già parlando di una nuova ricaduta. Sì, no, ma in America. Allora, un mio cliente in America ieri mi ha mandato un text message dicendo che stanno già parlando della nuova pandemia, i canali americani. Quando iniziano a parlare loro, state tranquilli che è già fatta, è già in programmazione, è solo Sì, ma questione di anche ore. qua, anche qua. Esatto. Il sistema americano, ormai lo conosco abbastanza bene. Loro sono bravissimi a lavorare con i media, no? Preparano il terreno. Esatto. Quindi prepariamoci per Natale, potrà essere, toh, ti do la prima settimana di dicembre. Se non è la prima, sarà la seconda. Finiti i mondiali, si parte col teatro. È possibile. Quando finiscono i mondiali? 18, mi pare. Beh, bravo. Hai avuto un'intuizione giusta, Fabio. È molto probabile che attendano la fine dei mondiali. Sì, certo. È perché lì non si può mica disturbare. Non si può mica disturbare il mondiale. Il virus bisogna che attenda la fine del mondiale. È logico. Non può mica. Si Non può guarda mica la finale e poi Un, riparte il es, teatro. esa, esatto, un po' mica saltare fuori durante i quarti, sarebbe bella, romperebbe le uova nel paniere. Buonasera Giancarlo, noi stasera stiamo parlando un pochino del più e del meno, abbiamo parlato del G20, di un pochino di monete digitali. Hai per caso, non ti voglio disturbare, hai per caso delle domande per me, anche veloci, sul piano B? Allora, Giancarlo, non ha domande, non fa niente. Dunque, vediamo No, un nessuna pochino se. domanda. Ah, va bene, benissimo. Allora, volevo ricordare oggi che facciamo un breve commento. Sono appena rientrato da Zanzibar, mi è venuta a trovare un'amica da Venezia che ha un bellissimo bed and breakfast, fantastico. È la prima veneziana che viene e io ho approfittato, siccome Venezia è una città che amo particolarmente, a farle insomma, tante, tante domande. Insomma, abbiamo parlato di tanto, di Venezia, tante cose interessanti, eccetera. E abbiamo fatto i soliti 3 giorni qui a Dar es Salaam, quindi parla adesso un po' del programma. Quando venite, si spende, diciamo, 2 giorni o 3 giorni qui a Dar es Salaam, nella mia zona, a sud, a Kigamboni, a sud della grande città tanzaniana, dove c'è anche il secondo porto dell'Africa, molto grande. E poi dopo andiamo a Zanzibar, dove spendiamo in genere 4 giorni, 4 o 5 giorni, dipende dal programma. Quindi abbiamo fatto poi la solita visita e l'incontro con Stefano Todisco, il console onorario di Zanzibar, che è sempre molto cortese con gli amici italiani che vengono. Lei ha fatto le sue domande, e ha chiesto per esempio se c'era Capital Game in Tanzania, Zanzibar, non c'è assolutamente niente, cioè soprattutto chi viene come pensionato non deve, non paga un centesimo di tasse. Quindi non c'è assolutamente tasse, ti trasferisci soldi, pensione, quello che vuoi e te li spendi tutti, non devi pagare un centesimo di tasse. E quindi è rimasta molto contenta dell'ambiente, lei conosce molto bene l'Egitto, mentre non le piacerebbe vivere in Egitto perché l'ambiente è molto più pressante. È molto diverso come mentalità. Siamo sempre in Africa, tante volte abbiamo sempre a che fare con musulmani, no? Come a Zanzibar, però sono molto diversi. Io l'ho detto ormai centinaia di volte. Questa qui è una razza diversa, questi africani qui della Tanzania. E a Zanzibar la comunità è un pochino più musulmana, sono ancora diversi per quello, però hanno grande rispetto. Posso dire della persona, mantengono le distanze, sono cordiali, non ti fanno mai uno sgarbo, non ti fanno mai una spinta, non ti mandano mai un accidente, sono pacifici, sono proprio pacifici. E lei effettivamente, infatti, ha dovuto riconoscere che è un ambiente molto diverso dall'Egitto. Lei ama l'Egitto perché è l'Egitto, però ha dovuto riconoscere, che qui
insomma, l'ambiente per vivere decisamente meglio. Qui ci sono tre cose, con lei proprio, mi sembra ieri sera ho detto, ci sono tre cose che sono garantite, tra virgolette, quando venite qua. La prima è il clima. Il clima qui, secondo me, è un clima fantastico che trovate in poche parti al mondo. Zanzibar è un pochino più umida che sul mare, però è una cosa incredibile. Secondo, l'energia. Cioè, queste persone sono sempre calme. Qui non c'è stress, non esiste il tempo. Quindi qui è tutto a rilento, è tutto calmo. Io in particolare, che vengo da New York, mi sembra di vivere al rallentatore, no? Infatti io vado in prima, in seconda, perché mi devo adattare ai loro ritmi. Però è molto rilassante, perché non hai nessun tipo di stress. Terzo, è sicuro, cioè è sicura. Cioè nel senso che rispetto a tante altre zone, Egitto, oppure lei ha anche fatto... Abbiamo fatto un po' di battutacce sull'amico Morrison che è andato in Costa Rica, ma non c'è paragone, non ne so come paragonare, non so che cosa. Qui è un ambiente assolutamente tranquillo, sufficientemente sicuro. Ci sono delle piccole cosettine, ma che succedono da tutte le parti, molto più sicuro che in Italia, molto più sicuro che in America. Ecco, queste tre cose io sì. E poi naturalmente c'è la salute e la libertà. Poi sarebbero appunto cinque cose fondamentali per vivere e per poter dire che c'è un certo stile di vita. Qui ci sono tutte. Poi lei oggi è andata, l'ho tra virgolette sistemata da un amico che ha un resort molto bello che si chiama Dengue, dalla parte di là dell'isola, a nord di Page Beach. Potete guardarlo sulla mappa, insomma, si chiama Dongue Club, è un bellissimo resort 5 stelle, il manager, il gruppo italiano, il manager italiano si chiama Giorgio, e io quando i miei clienti vogliono rimanere per una settimana in più di vacanza, li sistemo lì e sono molto contenti, perché è effettivamente insomma, è un resort fantastico. Rimarrà lì per una settimana, dopodiché rientrerà. Lei poi ritornerà a febbraio, sistemare alcune cose, poi ritornerà a febbraio, rimarrà due o tre mesi sicuramente in affitto e poi prenderà la residenza, farà tutte queste cose e poi farà un pochino avanti e indietro, verrà forse anche con delle amiche, con degli amici, prenderà una casa in affitto e probabilmente farà un pochino su e giù, ecco perché... non ha particolari problemi, però c'è ancora il papà in vita, che è anziano, solite cose, però lei è completamente indipendente e diciamo che anche questa visita è andata bene. La settimana invece precedente sono venute a trovarmi due amiche, Marilena e Mary, che anche loro sono rimaste molto contente e mi hanno chiesto se gli trovo due terreni dove possono costruire due case che buffo, no? Perché Marilena ha avuto l'idea, la stessa idea che avevo io, di portare dall'Italia due case prefabbricate, in questo caso. Perché io ho visto, magari dal punto di vista del costo costerebbe meno farla, però sono talmente tanti problemi qui nel costruire che effettivamente sono la possibilità di portare la casa che vuole con le caratteristiche appunto desiderate, mettere tutto in un container, arrivare qua e montarla è sicuramente la cosa preferibile da fare. Io lo farei anche se mi costasse il 20-30% in più, perché sono tutte grane, beghe, problemi con operai, non operai che non hai e quindi ci guadagni di salute in un certo senso. Abbiamo trovato due lotti di terreno veramente molto belli, a un prezzo ottimo, accanto ad una piccola città che stanno costruendo che si chiama Fumba Uptown, perché poi c'è anche Fumba Town, che è quella a sud, ci sono due Fumba, se volete guardarlo sulla piantina,
E proprio lì accanto ho trovato una bella posizione, si vede anche il mare, a 5 minuti dal mare, faranno anche, proprio lì davanti a loro, questa proprietà, insomma, chi gestisce Fumba, ci faranno una spiaggia, saranno artificiale, però faranno una bella spiaggia per i residenti, che sono, mi sembra, finiti saranno 3.000 appartamenti, quindi è una piccola città, infatti hanno fatto anche la scuola, c'è il supermercato, la palestra, una piccola città. E quindi fare un investimento in una zona comprando dei lotti limitrofi è sicuramente un ottimo investimento, anche da quel punto di vista lì. Quindi io sto cercando di, ho sguinzagliato il buon Omar per cercare di capire i lotti che ci sono a disposizione, perché sicuramente secondo me è un ottimo investimento per tutti, per tutti gli amici che fino in questo momento sono venuti. Se la destinazione uso è ad uso privato, non ci sono assolutamente problemi. Quando il lotto invece è vicino al mare, in linea di massima il governo lo destina a destinazione business, cioè uno lo compra, però poi ci deve fare un albergo, un resort, un bed and breakfast, insomma ci deve fare business. E allora naturalmente questo può rappresentare un vincolo. In questo caso sembra che insomma conosco la proprietaria di uno di questi due lotti, per il momento lei mi ha detto no, è a destinazione privata. Quindi se è a destinazione privata, secondo me questa operazione qui si potrebbe fare. Mi sembra che ci siano le condizioni per farla, perché tenete presente che hanno chiesto 20 milioni di, tanto per darvi un'idea, hanno chiesto 20 milioni di scellini, che sono 8.000 euro. Ora, 8.000 euro a Zanzibar non ci compri niente, di posti importanti ci compri 3 o 4 metri quadrati, cioè non ci compri niente, assolutamente niente. Ti chiedono come minimo, ho visto un lotto a Kiwengwa, una zona, ti ricordi Franco, dove c'era quell'altra casa che volevi anche comprare te, no? A un certo punto. In quella zona lì, un lotto di 10x6, a malapena 60 metri quadrati, che cosa ci fai? Non ci fai assolutamente niente, 22.000 dollari, ti puoi immaginare. Ecco, quindi, quindi diciamo che bisogna lavorare con la gente del posto, dopodiché la procedura è, una volta che ti hai trovato il lotto, contatti, prendi i documenti disponibili, quelli che sono disponibili, li dai all'avvocato e l'avvocato va e controlla per bene, questo è un passaggio delicato, fondamentale per capire se il lotto è vero o non è vero, no? O se è una truffa, bisogna stare molto attenti. Ovviamente l'avvocato si presume che, insomma, controlli, faccia tutto il lavoro per bene, nel momento in cui l'avvocato ti dà l'ok, puoi procedere al pagamento. Mai dare soldi in deposito, senza il consenso, diciamo, dell'avvocato, come purtroppo fanno in tanti. Ecco, quindi, come vedete, ci sono. Poi ho visto un'altra proprietà in vendita, ne ho vista poi ancora un'altra come casa privata, ci sono delle buone opportunità. Tenete presente che quei soldi lì in Italia non comprate assolutamente nulla, comprate neanche un garage. Oggi Franco Cinzia è andato a vedere la tua villetta, perché la tua è una villa e le è piaciuta molto. Anzi, ma ha detto: oh, Madonna, ma quante stanze c'ha, me ne può anche affittare una quando vengo. E quindi non lo so, io non ho detto niente, io non ho detto nulla. Se poi ti chiama, vedi te. Ecco, no, per una persona squisita, Cinzia. Ah, una donna d'affari, ottima imprenditrice, diciamo, molto veloce nel capire le cose, soprattutto. Ecco, e quindi è stata anche in questo caso, queste 2 o 3 settimane sono state un pochino impegnative, però insomma ci vuole tempo, bisogna avere pazienza, ci vuole tempo, bisogna girare, insomma
ci vuole un sacco di tempo a mettere insieme qualcosa e poi avere un minimo di certezza che quello che si propone sia una cosa, insomma, a posto, che non ci siano sorprese dopo. Avete nessuna domanda? Stavo guardando Fumba adesso. Dicevi che ci sono due Fumba, Uptown e Fumba all'estremo sud, giusto? Sud, sì, esatto. Io parlo di Fumba Uptown. Ah, ma perché dicevi che stanno facendo le spiagge? Non ci sono spiagge lì. Sì, infatti la devono fare artificiale loro. Ah. Vedi, qui il gruppo è tedesco, Secondo me dal punto di vista del marketing hanno fatto un grosso errore. È chiaro che fare una spiaggia costa un sacco di soldi, è evidente, no? E loro hanno detto sin dall'inizio che faranno la spiaggia quando finiscono il progetto. Però è chiaro che se non fai la strada che l'hanno fatta, ci sono stato 3 giorni fa, l'hanno finalmente fatta la strada, ma prima era una delle solite strade, sai, sterrate, tanzaniane, che per arrivarci tutun, che se io devo andare a comprare un appartamento, pur bello che sia, pur economico che possa essere, un posto magnifico, ma mi devo fare 1 o 2 km di tutun, ti dico la verità, faccio marcia indietro e torno indietro. Allora loro hanno detto, no, dicono a tutti, no, noi la strada l'hanno fatta, finalmente. La spiaggia si farà una volta che abbiamo finito il lotto, perché c'hanno tante cose da fare, no? Immaginate, è una città quella a fare lì. Hanno appena aperto il ristorante, lo capisco, c'è il supermercato, c'è tutta la zona della palestra, dei punti vendita, è come se fosse un piccolo mall, no? Ma c'è un sacco, tantissimi lavori da fare. Però un discorso è dire, io vado lì, devo comprare questa proprietà e la spiaggia non la vedo, e lì l'acqua, come vedi, non c'è, perché c'è la famosa, come si chiama in italiano, il reef, no? C'è la barriera corallina, per cui quando c'è l'alta marea un po' d'acqua c'è, il bagno lo puoi fare, ma quando c'è la bassa marea l'acqua si ritira e praticamente c'è tutto scoglio, capito? Allora, prima, secondo me, loro dovevano fare la spiaggetta, anche se non era finita, dare un'idea che la spiaggia c'era, così era anche più facile dal punto di vista del marketing vendere poi le proprietà. E invece hanno deciso di fare alla rovescia. Speriamo che questa spiaggetta la facciano, immagino che poi la faranno, e in questo momento non la puoi vedere perché non c'è. Ci sono altre domande? Io chiedo scusa, devo lasciare. Devo bene, Luca, lasciare ci un appuntamento. Va bene. Quindi, buona serata. Buona serata a tutti, grazie. Ciao. Eccoci. Va bene, abbiamo fatto 50 minuti. Se non ci sono altre domande, vediamo un po' se ho altre cose da dirvi. No, non ho altre cose da dirvi, le cose grosso modo sono le stesse. Ah, posso dirvi che ho una settimana disponibile a dicembre, se magari tanto voi mi conoscete bene ormai. Poi dopo comincio a essere piuttosto occupato gennaio e febbraio. C'ho un paio di settimane a gennaio e la prima settimana di febbraio, mi sembra. E ciò mi sembra, insomma, ho delle prenotazioni per marzo. E comunque, insomma, tireremo qua anche le conclusioni dell'anno a fine anno. Sono abbastanza contento. Certo, è un lavoro che richiede un sacco di energie. E non è che lo faccio per soldi, soldi, sono più soldi che spendo che quelli che, vabbè, comunque lo stesso, l'esperienza, mi diverto, e sempre piacevole, no? Insomma, per quello che mi riguarda ogni tanto andare a Zanzibar, se non stai sempre qui a Kigamboni è abbastanza noioso. Ci sono altre domande? Giancarlo, hai per caso una domanda per me?
Non essere timido, eh? Tanto qui come vedi siamo quattro gatti. Va bene, allora non ci sono problemi. Dunque, allora, se non ci sono altre domande, io mi fermerei qua stasera. E naturalmente vi do appuntamento per chi vuole fare un approfondimento sul discorso oro per sabato alle 9. E poi, per quel che riguarda invece la Tanzania, la prossima settimana, alla stessa ora, alle 19 italiane. Io auguro la buona serata a tutti e ci sentiamo presto. Grazie, buonanotte. Ciao Massimo, grazie. Buona serata. Ciao, buona serata. Ciao.